Lo sguardo poetico americano, poeti e compositori dagli Stati Uniti e la produzione americana di Art Songs. Un programma ICAMUS, The International Center for American Music. Il progetto è diretto da Aloma Barbi e Nicole Panizza con Nadine Benjamin. Questa è una creazione per il Lyceum Club Internazionale di Firenze, sezioni musica e letteratura, con immagini da Sguardi Danza, Centro per la coreografia e le arti visive. Sono Aloma Barbi e vi parlo da ICAMUS Studio, International Center for American Music in Ann Arbor, Michigan, Stati Uniti d'America. Vi introdurrò ad un ambito di ricerca permanente di ICAMUS. Nel dedicare insieme uno sguardo alle liriche d'arte americane per voce e pianoforte, esploreremo l'ispirazione musicale che compositori e compositrici statunitensi hanno tratto da poeti e poetesse di questo stesso paese, particolarmente dai versi di Emily Dickinson, e in modo specifico osserveremo la cornice del pensiero filosofico in cui tale poeticità si colloca, in questa occasione incentrandoci sul tema della natura. La mia riflessione storico-musicale, guidata dall'americanistica, vi preparerà all'ascolto delle incisioni di alcune liriche che sono offerte tra i materiali di approfondimento da me preparati, con lettura dei versi, e si intreccia alla componente della visualità nel suggerire assonanze poetiche. Natura e lirismo, America is a poem. Il duo Emergence, il soprano Nadine Benjamin e la pianista e musicologa Nicole Panizza, sono con me le animatrici di questo progetto. Il duo Emergence è impegnato da anni nell'interpretazione del song americano e particolarmente delle liriche su versi di Emily Dickinson. Proprio dalla loro recente incisione discografica, vi propongo l'ascolto di alcuni songs di diversi compositori statunitensi su poesie dickinsoniane che sono accessibili tra gli approfondimenti e che illumineranno questo nostro percorso. E la loro interpretazione si affianca ad una suggestione visiva di pagine dall'erbario di Emily Dickinson ed opere di collage di Antonella Bardi come rivisitazione contemporanea dei versi poetici e delle collezioni naturalistiche della poetessa, per sottolineare le tematiche della materialità del frammento naturale, dell'ispirazione letteraria e della musicalità nascosta nella parola. La mia presentazione è dunque episodicamente illustrata sia con immagini dai manoscritti di Emily Dickinson, sia con pagine e dettagli del suo erbario giovanile, canto aperto al collezionismo creativo romantico nato da una femminile, fanciullesca esplorazione personalissima della natura, sia con immagini di ricreazioni dall'erbario della poetessa attraverso quei collage astratti che proprio a lei si ispirano. Il primo ascolto musicale che vi invito ad esplorare nella cartella di approfondimenti è anche il primo dei 12 songs che il compositore statunitense novecentesco Aaron Copland incluse nel suo ciclo dickinsoniano. Su versi di toccante intensità, in cui la natura è personalizzata madre, amica e confidente, la quale governa e scandisce il trascorrere della vita, il compositore apre un ciclo di songs che ci conduce attraverso un viaggio
fatto di continue sorprese narrative, memori delle stupefacenti ellissi dickinsoniane, ma anche di coesione e di interni richiami musicali. Nel 1836 il filosofo, saggista e poeta Ralph Waldo Emerson, anima del trascendentalismo americano, pubblicò uno dei suoi saggi fondamentali, Nature, esaltazione dell'originalità intellettuale e dell'indipendenza americana dai modelli europei antichi, dinanzi ai quali essa si pone tuttavia in una ininterrotta linea di continuità e discendenza. In una costruzione di platonismo universalizzato e moderno idealismo, la natura è interpretata come l'archetipo su cui ogni espressione umana è disegnata. Nella visione emersoniana, dunque, ispirandosi direttamente alla natura, il poeta, artista, scienziato e pensatore americano si rende indipendente dall'imitazione derivativa, dai paradigmi antichi importati dall'Europa. Leggiamo. L'americano che è rimasto confinato nel suo paese, alla vista di edifici progettati sull'esempio di modelli stranieri, viene sorpreso entrando nella cattedrale di York o in San Pietro a Roma dal percepire come anche queste strutture siano esse stesse imitazioni, pallide copie di un invisibile archetipo. Né la scienza ha sufficiente umanità, fin tanto che il naturalista non tiene in considerazione quella stupefacente corrispondenza armoniosa che sussiste tra l'uomo e il mondo. Il trascendentalismo americano è stato un movimento filosofico e letterario sbocciato a Concord, Massachusetts, nei decenni precedenti la guerra civile e che ebbe i suoi componenti più distintivi nel menzionato Emerson, in Henry David Thoreau, Margaret Fuller e nella famiglia degli Alcott. Una sfera intellettuale tra le più influenti che vi siano state nella cultura americana, il cui ascendente ha lungamente continuato ad esercitare la propria azione. Le tematiche della natura e il senso del luogo e dello spazio hanno ricevuto, nell'ambito del trascendentalismo, un'esplorazione particolarmente profonda e suggestiva, ponendosi come chiave interpretativa per la comprensione della storia intellettuale degli Stati Uniti e la definizione della stessa identità americana. Rispecchiando dunque il presupposto trascendentalista emersoniano, secondo il quale la natura è il modello di ogni creazione d'arte, il panorama delle liriche a cui vi introduco verte specificamente proprio intorno al tema della natura, in cui identificare un quintessenziale profilo distintivo e innovativo della poesia e della musica americana. Tra gli ascolti musicali dell'interpretazione del duo Emergence, accessibili tra gli approfondimenti, vi invito ad un nuovo ascolto da Copland su versi di Emily Dickinson. Dear March, Come In è la seconda lirica del ciclo 12 Poems of Emily Dickinson, sui versi in cui la poetessa esprime la sua emozionata e palpitante conversazione con la natura, personalizzata quale amica nel momento in cui il ritorno della primavera reca sorpresa e scompiglio. Nella vita musicale statunitense, la composizione di Songs
liriche per voce e strumento, solitamente il pianoforte, su testi di poesia o prosa poetica, è costante, copiosa e trasversale tra i più diversi generi e livelli musicali, dal capolavoro classico del son d'arte alla pagina amatoriale prodotta in seno alla famiglia. Arte o artigianato è una pratica mirata ad estendere e far propria l'eco della lettura poetica. La composizione di art songs è di importanza centrale nella produzione dei massimi compositori americani del Novecento, come Charles Ives, Aaron Copland, Samuel Barber, Leonard Bernstein, George Crumb. E in molti compositori della contemporaneità, come Jake Heggie, William Balcom, Luigi Zaninelli, Dominic Argento, Lee Hoiby, Leo Smith, Ernst Bacon. E in compositrici contemporanee, come Lori Leitman e Juliana Hall. Molte di queste figure sono scarsamente conosciute al di fuori degli Stati Uniti, ma ancor meno noti e studiati ed eseguiti, in questo caso anche negli stessi Stati Uniti d'America, sono i songs creati in spesso copiosa produzione da compositori ottocenteschi americani della generazione romantica come Anthony Philip Heinrich e Louis Moreau Gottschalk. E, proseguendo cronologicamente, da compositori e compositrici tardo-romantici come Edward MacDowell, Amy Beach, Arthur Farwell, Florence Price. Inoltre, se la produzione americana di art songs tardo-settecenteschi e ottocenteschi è vastissima, nel Novecento e in questo primo ventennio del XXI secolo ve ne riscontriamo una vera e propria vulcanica esplosione creativa che rispecchia l'altrettanto immensa ricchezza poetica della lingua inglese. Accennavo prima a come il pensiero americano del movimento trascendentalista abbia espresso con densità intellettuale associata ad intensa fascinazione letteraria il rapporto tra senso dello spazio come spirito del luogo e ispirazione creativa e artistica. Le grandi distanze, le aperture vastissime e incontaminate del continente nordamericano, i romantici eccessi del clima e l'infinitesima piccolezza dell'indifeso ma incantato osservatore umano dinanzi a tale immensità, hanno prodotto saggi e raccolte di saggi memorabili per contenuto e stile. Gli essays di Emerson, Walden e Walking di Thoreau, Summer on the Lakes di Margaret Fuller, Tablets di Amos Bronson Alcott. In questa cerchia intellettuale e poetica, la biologia e l'osservazione naturalistica diventano esperienza spirituale, anelito morale alla riforma sociale, impulso filosofico e letterario, e si aprono, come in Thoreau, all'illuminazione musicale. Musicista egli stesso, sapeva cogliere con sensibilità acutissima i suoni della natura. Le somme presenze poetiche della stagione romantica americana, entrambe profondamente influenzate dal trascendentalismo, al quale furono vicine per contatti personali e del quale condivisero almeno in parte ideali e stile, seppur diversamente l'uno rispetto all'altra,
furono i più costantemente volti in musica Walt Whitman e Emily Dickinson, il cui avvento sulla scena letteraria americana e particolarmente l'apparizione di Whitman nella libertà ed espansiva trasgressione che lo caratterizzavano, fu profetizzato e quindi annunciato e preparato da Emerson stesso nel suo saggio The Poet. In questo scritto il poeta è un seer, una figura di visionario veggente, colui che scruta oltre i limiti del reale e coglie l'essenza spirituale della natura sintonizzandosi su un processo di crescita organica che fa sbocciare il mondo fisico così come genera la parola poetica. Leggiamo da The Poet e da Nature. Il poeta è colui che nomina, ovvero il creatore del linguaggio, the namer or language maker, che attribuisce un nome alle cose, talora in base alla loro apparenza, talora in base alla loro essenza, e a ciascuna cosa dà il suo nome e non il nome di un'altra cosa. Questo esprimere o nominare non è arte, bensì una seconda natura, cresciuta dall'interno della prima originale natura, così come una foglia cresce da un albero. Vediamo come la percezione vivente della immensa natura americana appaia la spinta propulsiva, identificandosi precisamente in questa germinazione e cambiamento. La natura non è fissa, ma fluida. Lo spirito la altera, la plasma, la crea, cioè la fa essere. È lo studio combinato di musica americana, trascendentalismo e poesia che ci conduce all'esplorazione appassionata delle ispirazioni letterarie e filosofiche dell'Ottocento americano presenti nella musica americana del Novecento e dell'inizio del nuovo millennio. Il nostro programma di ricerca, al quale oggi vi sto introducendo, e che genera concerti, conferenze, mostre, dà risonanza allo sguardo femminile sia poetico che compositivo, storicamente e tradizionalmente determinante nel contesto culturale nordamericano. Dedichiamo pertanto particolare attenzione alla figura di Emily Dickinson, l'influenza della cui complessa poesia esercitata su compositori e compositrici statunitensi costituisce di per sé un universo musicale in continua espansione. Le liriche dei compositori e delle compositrici degli Stati Uniti su versi di questa poetessa ne colgono musicalmente la materialità. Torniamo con il pensiero all'impatto della natura nell'erbario che ella raccolse e preservò con il caratteristico spirito scientifico e la creatività del collezionismo romantico. Ne colgono altresì il respiro. Pensiamo alla metrica, alla disposizione visiva, alla punteggiatura dei suoi manoscritti, che frammenta e ricompone il flusso del pensiero nel trascorrere di un costante mutamento organico. Cogliendo musicalmente la materialità e il respiro della poesia di Emily Dickinson, i songs dei compositori e delle compositrici degli Stati Uniti danno vita ad una prosecuzione incessante del lirismo estremo di lei, che è già intrinsecamente materia, suono e voce. L'approfondimento della tradizione del song su versi di Emily Dickinson esemplifica dunque e penetra il potere dello spazio fantastico, dell'anticonformismo e dell'utopia, quei valori che trovarono nell'Ottocento romantico americano la grande stagione della loro
fioriture. Nel saggio emersoniano The Poet, il poeta americano è dunque visto e con questa profezia è reso possibile, è creato, quale artista dalla parola libera e dal coraggio estremo, che non teme di contaminarsi con alcun registro inferiore della realtà e della natura. Leggiamo dal finale del saggio. Ovunque cada la neve o scorra l'acqua, volino gli uccelli. Ovunque il giorno e la notte si fondano l'uno nell'altra al crepuscolo. Ovunque il firmamento azzurro si libri sulle nubi o sia tempestato di stelle. Ovunque vi siano forme dai confini trasparenti. Ovunque vi siano sbocchi nello spazio celeste. Ovunque vi siano pericolo, reverenza e amore, là vi è la bellezza, abbondante come pioggia, disseminata per te. Tu qui è il poeta. Emerson vi si rivolge direttamente al poeta americano per infiammarlo e spingerlo ad entrare in azione, in questo vero e proprio finale di saggio. Quindi, là vi è la bellezza, abbondante come pioggia, disseminata per te. E anche se tu dovessi percorrere il mondo intero, non potrai trovare una condizione che sia inopportuna o ignobile. Nelle vertiginose ellissi del proprio afflato poetico, Emily Dickinson incarna la profezia emersoniana. La qualità dell'immaginazione è di scorrere e non di congelarsi. Poiché infatti tutti i simboli sono flussionali, significa non rigidi. Tutto il linguaggio è veicolare e transitivo e funziona bene come i traghetti e i cavalli per il trasporto, non come le fattorie e le case per la residenza stanziale. E ancora più avanti, nello stesso saggio, Emerson tratteggia il ritratto del poeta americano, caratterizzato da quel potere del sogno che ogni notte ti rivela la tua intima essenza e appartenenza, un potere che trascende ogni limite e divisione e per virtù del quale un uomo è il conduttore dell'intero fiume di elettricità. Queste parole emersoniane ci ispirano all'ascolto di un'altra lirica dal ciclo di Copland, la numero 2 della serie di 12, che trovate accessibile tra gli approfondimenti. Il tema dell'allucinata furia elettrica della natura e l'invenzione poetica dickinsoniana veicolare, secondo la terminologia emersoniana, e immaginosa per eccellenza, trovano nel compositore una impressionante sintonia del linguaggio musicale, che, come sempre in Copland, mantiene una incisività classica immediatamente riconoscibile stilisticamente. Nell'itinerario musicale dei Songs, su cui lungamente abbiamo lavorato per la ricerca, l'interpretazione e la didattica nei nostri programmi ICAMUS e particolarmente in questo progetto per il Liceum Fiorentino, acquista un'importanza centrale il ciclo di Aaron Copland, 12 Poems of Emily Dickinson, dal quale già vi ho indicato tre ascolti, caratterizzato da altissima tenuta e inconfondibilità stilistica.
Al ciclo di Copland si affiancano i più rari e recenti Seven Epigrams of Emily Dickinson di Luigi Zaninelli, allievo di Rosario Scalero e dunque legato alla illustre scuola compositiva italo-americana. Anche da questo ciclo vi suggerisco due ascolti nella interpretazione del duo Emergence, accessibili tra i materiali di approfondimento. Nella estrema concisione del testo, tratto non da versi poetici, bensì dall'epistolario di Emily Dickinson, il compositore coglie con eleganza il lirismo insolito e incisivo, onnipresente nella parola dickinsoniana, e il potere epigrammatico che segnò in lei anche l'uso quotidiano della scrittura. Qui vi mostro i brevi testi e la loro provenienza da due rispettive lettere della poetessa. Vedete nella riproduzione della edizione storica, evidenziato in giallo, il breve frammento testuale intonato dal compositore e alla sua sinistra in rosso la mia traduzione di questo breve testo. Il primo dei due epigrams che vi invito ad ascoltare, e questo è il secondo. Con la sua provenienza testuale da una lettera di Emily Dickinson. Il nostro percorso include inoltre la già menzionata compositrice contemporanea Juliana Hall, con le sue liriche e cicli di liriche dickinsoniane, da cui proviene il prossimo ascolto al quale vi invito. Lightly Stepped a Yellow Star, che tra i materiali di approfondimento vi propongo nell'esecuzione del duo Emergence, rivela ulteriori sorprendenti qualità espressive nell'interpretazione musicale contemporanea dei versi di Emily Dickinson. Una poetessa alla quale questa compositrice è molto legata e alla quale, come abbiamo visto, è ripetutamente tornata nel corso degli anni. Di questi versi, Juliana Hall coglie con una mirabile sintesi stilistica il contrasto tra lirismo profondo e tagliente ribellione ironica. Il viaggio si conclude idealmente con il lirismo struggente di Samuel Barber, il quale, attraverso la sua caratteristica sensibilità estrema alla poesia e alla prosa poetica, ricrea in liriche come Sure on the Shining Night e Nocturne il verso novecentesco americano più audace di James Agee e Frederick Prokosh, sotto le sembianze qui di scene notturne, misteriose ed evocative, proiettando nella valenza poetica in direzione di sfere simboliche di lontananza astrale, che trascendono in ampiezza drammatica e capacità vocali e strumentali ogni limite della forma del song. È ancora un eco della visionarietà dickinsoniana. I songs in questo campo di ricerca, la tematica della natura nella produzione di liriche d'arte statunitense, in particolare su versi di Emily Dickinson, possono disporsi dunque nella straordinaria varietà stilistica dei molti compositori che in tale ambito si sono espressi a costituire una narrazione originale ed intensa, che si snoda con mirabile varietà
attraverso le epoche e le stagioni letterarie e musicali americane, ma sempre, sempre memore della profezia emersoniana che di fatto nel 1844 lanciò la sfida di una moderna rivoluzione poetica. Vi saluto ringraziandovi proprio sulle sfolgoranti parole di Emerson, alle quali aggiungerò informazioni di chiusura, mostrandovi una bibliografia essenziale che ho preparato per questa occasione e che potrete consultare a vostro agio successivamente soffermandovi a leggerla qui oppure separatamente, trovandola infatti anche tra i materiali di approfondimento. E rivolgendovi l'invito ad un nuovo ascolto che mi piace qui pensare conclusivo. Tratto ancora una volta dai 12 Poems of Emily Dickinson di Aaron Copland, accessibile nella medesima cartella di approfondimenti. In questa lirica, a due terzi del cammino entro il ciclo, la narrazione della natura, della sua crescita e ciclico rinnovarsi, in misura crescente si interseca al tema della fragilità, della morte e del cognato, che Copland realizza con infallibile aderenza al testo poetico sul quale la sua composizione è costantemente orientata, al punto da rifuggire ogni effetto vocale o pianistico, riproponendoci similarità di soluzioni compositive che rispecchiano la prima delle 12 liriche e altre successive, con esito di simmetria ed equilibrio formale, ma anche spiritualmente di superiori e veramente cicliche conciliazione e consolazione. Grazie. Ed ecco Emerson. America is a poem. Leggiamo. L'America al nostro sguardo è una poesia. Possiamo tradurre anche un poema per rendere l'idea della continuità di una narrazione poetica. Dunque, l'America al nostro sguardo è un poema. La sua ampia geografia abbaglia l'immaginazione e non dovrà attendere a lungo i metri poetici. Mi piace infine ritradurre così il senso di questa frase. Abbiamo la rivelazione di come l'America sia già per natura una immensa poesia. Illuminando l'immaginazione, presto ispirerà i versi dei poeti che diventeranno capaci di cantarla.